Ci dica, ci anticipi qualcosa su questa riforma? A che punto davvero siamo? Ma è stata una delle riforme che ha visto più entusiasmo in Parlamento di qualunque altra, condivisa da parte dei territori in maniera trasversale, destra, sinistra, sopra e sotto. È stato presentato un testo da parte praticamente di tutte le forze politiche, tranne i 5 Stelle che hanno qualche distinguo, tutti gli altri sono abbastanza sulla stessa linea. Siamo arrivati ad avere un testo unificato dal comitato ristretto, si è chiusa la presentazione degli emendamenti e la loro illustrazione, adesso si dovrebbe partire a votare, cosa che è assolutamente necessario per poter fare un'elezione unica nel giugno del 2024, per evitare tutte quelle spese che invece si determinerebbero pari a 225 milioni di euro se si votasse in maniera separata la provincia rispetto a una qualunque altra elezione nazionale. A questo bisogna aggiungere che entro la fine del 23 75 consigli comunali andrebbero a rinnovo ancora col metodo indiretto e quindi provinciali. Si creerebbe un'ulteriore discrasia fra i tempi di un consiglio che dura 2 anni e i presidenti che durano invece 4 anni, quindi io questa occasione cercherei di non lasciarla perdere, perché diversamente, oltre che gli oneri, vedrei un percorso molto accidentato in termini di lunghezza, perché se si dovesse attendere la conclusione dei mandati dei presidenti si arriverebbe al 2027 e quindi praticamente periodi completamente diversi, e vista la scarsa propensione al voto che c'è in questo periodo da parte dell'elettorato italiano, aggiungere ulteriori momenti elettorali non credo farebbe molto bene alla partecipazione, quindi credo che la coincidenza con le europee sia una ottima scelta. Non tutti ovviamente in questo momento sono così entusiasti come lo erano 2 o 3 mesi fa. Qualcuno che si è accorto che magari il presidente di provincia in carica, lo stipendio che prende, che è pari a 3 o 4 volte quello che prenderebbe come sindaco del proprio comune, verrebbe meno, e che evidentemente non sarebbe entusiasta della cosa. La sinistra, che ha visto vittorie in realtà che mai avrebbero avuto conquistate come province, perché solitamente la grande città o la città vede una prevalenza del centro-sinistra, la provincia nel suo complesso vede quasi sempre una prevalenza del centro-destra, e anche questo è un motivo di possibile rallentamento. C'è anche qualcuno nella maggioranza che vede nel ritorno, per me obbligatorio, di un consiglio provinciale vero e proprio una interpretazione non condivisibile di un aumento delle poltrone, perché comunque stiamo parlando di aumenti rispetto a quelli attuali, ma che sono poco di più che la metà di quelle del passato, ma ogni territorio deve avere il proprio rappresentante, quindi la democrazia ha un costo, è un costo che se quell'organo funziona e gestisce delle funzioni in maniera positiva è giusto pagare, quindi devo dire che un ritorno alle modalità del passato con un adeguamento rispetto a funzioni che possono essersi sviluppate anche negli ultimi tempi sia una cosa obbligatoria e necessaria per una realtà. Da voi ci sono, non so se 224 giù di lì comuni con dimensioni territoriali. Quanti? 2,47. Con dimensioni numeriche molto modeste, e quindi la presenza di un soggetto che faccia da cerniera tra il livello regionale e il livello comunale, la provincia può essere il più utile apporto e sostegno a quelle realtà territoriali minuscole. Ci sono i soldi? Devono esserci, cioè nel momento in cui vengono riattribuite delle funzioni e devono esserci delle risorse strumentali, umane e finanziarie da mettere a disposizione. Devo dire che la legge Delrio, che era stata prevista come una legge, una riforma di riduzione della spesa, è stata una riforma che ha determinato un incremento delle spese, perché il personale nella maggior parte dei casi è passato a livello regionale costano di più, quindi, e soprattutto
alcune regioni hanno trasferito le funzioni che avevano ricevuto alle province stesse. Alcune le hanno mantenute invece a livello della regione. Però voi immaginatevi, se il punto di riferimento per il piccolo comune del Piemonte debba diventare Torino, ma questo a livello di ogni realtà geografica, anche per quelli della Bergamasca, se devono rivolgersi alla Regione Lombardia per certi tipi di funzioni amministrative, io non la vedo come la migliore soluzione. Quindi, cioè, sembra di capire dai Scusa, Andrea Cascioli, ANSA e poi alcune testate Funebice provinciali. e altro. Lei conta di farcela ancora entro l'Election Day? Perché sembra che la cosa fosse stata, diciamo, che in maniera ufficiosa la si desse come persa e lei pensa di Io sono riuscire. sempre abituato che finché c'è un giorno tento di farle. Sono convinto che la scelta, se devo mettere cose positive e negative sul piatto, prevalgono assolutamente quelle positive. Poco mi convincono quelli che dicono sì, ma facciamolo dopo perché c'è bisogno di una maggiore digestione del ritorno delle province. Se sono convinto che le province servono, io lo faccio il prima possibile. In Fratelli d'Italia sono anche convinti di questo. Sono convinti, ma non così convinti di farlo insieme alle europee. Però è un argomento che Non volevano abbiamo. anticipare anche le regionali? Eh? Non volevano anticipare le regionali su spinte di Guardi, io su quello Abruzzo? ho sentito delle voci che giravano su questa cosa, ma avremo probabilmente proprio giovedì questo una riunione sulle elezioni amministrative e probabilmente anche regionali. Ma per quel che riguarda invece le scadenze, si pone qualche problema, secondo lei, eventualmente di ricorsi, cose del genere? Perché cioè, l'idea sarebbe di far decadere le province attuali, i consigli provinciali e i presidenti che ci sono con la Prolungare riforma? quelli che vanno in scadenza mi sembra che siano 75 su I 76 consigli. i Quindi una consigli. Proroga. Quest'anno? Sì, Sì. quest'anno, entro fine dell'anno. Per quello che riguarda la durata dei presidenti, io a un certo punto sono delle idee che loro sono in questo momento presidenti di enti di area vasta. Noi stiamo parlando della provincia e quindi di un soggetto giuridicamente diverso rispetto a quello di cui erano presidenti. Quindi nel momento in cui cessa l'esistenza dell'ente di area vasta, non esiste più neanche il presidente. Poiché ci sia qualcuno che ricorre in Italia, i ricorrenti sono forse di più di quelli che non ricorrono, però lo fanno su tutto. Faccio una domanda io, sono Antonio Antonio Ferrero della Ferrero, Stampa, stampa. grazie. Posti i vantaggi che ha presentato in maniera abbastanza evidente da un punto di vista amministrativo, la comodità soprattutto poi per province grandi come la nostra di avere un riferimento prima della regione, quando fosse eventualmente a regime, però ci sarebbe un aumento o è prevista una riduzione dei costi a regime? Perché I come costi dicevo, cosa vuol dire? Uno dei motivi per cui sono state abolite era togliere, come dire, un passaggio intermedio che determinava costi nel senso di stipendi e funzioni di persone, eccetera. Nel reinserirle quando fosse a regime, dovrebbe, come dire, dovrebbe essere un vantaggio amministrativo con dei costi previsti oppure dovrebbe essere prevista anche una Ma sorta io di non ce la faccio risparmio? a pensare solo in termini economici o finanziari di un obiettivo da raggiungere. Io ho verificato che quando le si è abolite, perché di fatto le si è abolite, si è speso di più. Quindi quello è un dato di fatto. Ho speso di più e non ho avuto gli stessi servizi. È stato semplice il dire tolgo le funzioni, tolgo i finanziamenti, il problema è che dei 3 miliardi che sono le entrate delle regioni attraverso l'IPT e la tassa sulla responsabilità civile, che sono quelle principali, è impensabile che, ammesso che sia corretto avere la vita delle province legato solo all'automotive e non ad altro, mi sembra paradossale che di 3 miliardi, 3 miliardi che entrano, 1,5 se li riprende lo Stato. E questa è veramente, poi dopo se ancora tra le poche funzioni che residuavano c'era la gestione delle strade,
e qualcosa in conto capitale si riesce a fare, ma di manutenzione ordinaria non riescono a far nulla, dal taglio dell'erba, delle rotonde, agli edifici scolastici che purtroppo hanno avuto un periodo in cui c'era un certo tipo di manutenzione. Dopodiché anche l'anzianità di servizio in assenza di manutenzione dimostreranno i limiti, poi dopo quando inizieranno a cadere i pezzi lei può dire sì, ma spendiamo di più, sì, ma io non voglio che caschino in testa i calcinacci agli studenti, ecco. Sì, sì. Un insegnante che ha una scuola sventrata in questo momento per i lavori. Quindi, cioè, quindi su questo. È chiaro che non riguarda tutte le scuole, qui sono scuole, certo, secondarie di secondo grado. Però è impensabile che senza soldi, senza funzioni, uno possa far funzionare le cose. Abbiamo ancora una domanda perché ci stanno aspettando, sì, da sotto, se volete. Sì, allora poi abbiamo anche la TV in realtà. Gianpaolo, no, volevo solo chiederle la tempistica. Lei ha parlato di proroga per quanto riguarda i consigli provinciali che nel caso della provincia di Cuneo sarebbero in scadenza a fine anno. Il precedente per questa normativa, il Cocervo, per me devono faccia, mi spiace per loro, decadere. Devono decadere? Sì. Ok. E quindi in questo caso la figura del presidente come viene? Il presidente, così come il consiglio provinciale, viene eletto direttamente in collegamento con delle liste collegate, con un premio di maggioranza che scatta al di sopra del 40% e un premio di maggioranza che gli consente di arrivare al 60%. Questo se si arrivasse all'elezione nel 2024? No, io credo che l'elezione diretta, uno può discutere magari dell'anno, ma sul fatto che si vada all'elezione diretta non ne discute più nessuno. Ecco, mi scusi, la mia domanda era proprio in questo senso, in questo interregno tra la fase attuale e l'elezione diretta, che cosa succede? Perché sarà necessario una normativa di legge per stabilire se i consigli provinciali vengono rieletti con una nel vecchia momento in cui la legge ha un passaggio almeno in un ramo di Parlamento, è pensabile che vi sia uno strumento tipo un decreto legge che consenta una proroga fino alle elezioni dei consigli regionali, okay, dei provinciali. Okay. La questione dei due mandati è ancora aperta? La questione dei due mandati consecutivi, perché so che si discuteva di portarle a tre o di... Di cosa? Del presidente. Allora, il presidente in questo momento tutti si possono candidare, quindi anche gli uscenti o chi lo ha già ricoperto, anche perché è un sistema elettivo di forma diversa e quindi non possono esserci mandati consecutivi che sono realizzati fino ad oggi. C'è invece una forte richiesta da parte dei comuni sotto i 5.000 e sopra i 5.000 rispetto a il terzo mandato per gli uni e mandato multiplo per gli altri, o 4 o addirittura senza limiti di mandato fino a 1.000. Però tutte le tornate amministrative io sento queste voci che ritornano e l'unico intervento che si è riuscito a fare è quello alla fine della scorsa legislatura. Però ne parlano, chiedono anche i governatori delle regioni il terzo mandato lo chiedono i comuni sopra i 15.000 abitanti. Non vedo ancora una convergenza, penso che sotto i 15.000 qualcosa possa arrivare. Grazie a tutti. Bene. E già rappresentano il 92% dei comuni d'Italia.